Buon inizio del weekly vlog. Noi ci stiamo facendo la colazione dei campioni qua. Mia, veramente che composizione, mamma! Che... Stai esagerando, mamma. Io te lo dico, stai esagerando. Troppa frutta, ma mi Sì, piace. stai veramente esagerando, mamma. Questa è la mia, come Io ho sempre. fame. Ho capito, ma fidati che l'avena ti riempie, eh. Fa niente, devo riempirmi. Sto pranzando da sola, sto aspettando che arrivi la mia mamma. Sto andando matta per lo hummus di ceci. Non pensavo avesse questo sapore. Assomiglia tantissimo al patè, quello tipo classico, al patè. Volevo quello lì. E, mi piace un sacco poi su questi qua, che sono sempre i crostini, quelli del sesamo, buonissimi. Adesso devo mettermi a scrivere l'articolo per GHD sul blog. Quindi oggi sarò praticamente tutto il tempo attaccata al computer, quindi non riprenderò molto di questa giornata, sarà un po' noiosa questa giornata. Guardatela! Ma come diamine sei messa, Freya? Buonasera. Buonasera. Sembra che sei storto. C'è questa parte qua. Buonasera, per i programmi della serata. È martedì sera e ieri sera non ho ripreso niente. Come ho È fatto ieri martedì sera? sera. Ah beh, sì, c'era The Walking Dead, poi c'era American Horror Story. Andrea è andata a dormire, una serata noiosa, quindi non vi ho ripreso niente. Oggi è la festa della donna, quindi auguri! Il ritardo di una settimana. Io alla festa della donna non esco mai, perché no. Però la mamma mi ha chiesto di andare con lei a mangiare con le sue colleghe fuori. Anche Angela viene, mia cognata, la sorella di Angela. Guarda qui quanto sei zozzo. Arriveranno le nostre eroine alla mesa questa sera per sfondarsi di cibo? Sì, signor capitano. Grande Angela, softbox vivente. Siamo appena arrivati, aspettiamo che ci portino la pappa perché abbiamo fame. Angela si vergogna. Siamo affamate, molta fame, molta. Angurie! Sono le 22:27 e stiamo mangiando adesso. Io non so se mangiarmi anche il tavolo e il piatto. A me il tartufo non piace, ma io mi voglio lo stesso. No, io mi mangerei anche. Cioè, tant'è che prima c'erano questi qua, no? C'erano i piatti e sembrava Bresaola. Talmente abbiamo fame che questo aglioli Bordeaux sembrava Bresaola. Siamo affamate. Allora, siamo seccate e affamate. Usciamo di qua che ci regalano i buoni per andare dalla visita più pulistica e dell'illusionista alla vetrata. E anche l'amplifon. E là, la febbre non se n'è andata, ma oggi ho le boxer braid. Si chiamano boxer braids. Comunque stiamo uscendo, stiamo andando un attimo in banca per me. E poi andiamo a fare la spesa. Poi lui deve prendere le sue cose da Softair. Guardate che carino! Ma com'è possibile che ogni volta che usciamo o andiamo a prendere la roba di Softair o andiamo a mangiare Sì, o abbiamo andiamo a una fare vita la spesa? Ma monotona. che cacchio stai dicendo? Stiamo andando per gli affari tuoi. Anche per gli affari tuoi. Abbiamo una vita molto monotona. Niente, io alla fine non vi ho detto la festa della donna è andata bene, ci siamo divertiti. Titine, anche se non abbiamo mangiato niente e il locale per fortuna non era niente di. Io ho il terrore ci fosse tipo qualche trashata, invece per fortuna no. È stato molto tranquillo col karaoke, ci siamo divertite. Dai, è stata una serata diversa, anche se ve l'ho detto io alla festa della donna non sono mai uscita, sono sempre stata a casa. Oggi sto odiando il sole. Però non ho neanche portato gli occhiali, non ci vedo una mazza di niente. Comunque stiamo andando a fare la spesa. Guardiamo gli orari di mamma di lavoro. Così la Guarda. stalkerizziamo. Ma non hai un dettore? No. Allora, abbiamo finito di fare la spesa. Cade. E adesso stiamo andando a prendere il Attenzione che mangiare. cade. Oh! Oggi andiamo. Oggi cosa? Parla in inglese, maccherone. Is it too late now to say sorry? Siamo nel paradiso Yankee Candle, alla giardineria. Oh, si è ben fornito, è roba, cioè. Ragazzi, tipo io mi metto qua, adesso chiedo se mi affittano questo spazio e mi metto qua a fare i video. Guardate che bello. Oh, sono bellissimi.
Si prega di non sedersi. Gloria è pregata di non sedersi. Wow, guarda che bello. What? 39 euro. Ciao amico. Stai prendendo un po' di caldo? Ciao amore della mamma. Oh amore, siete bellini, amore. Buonasera. Non vi ho ripreso niente, sono rientrata, siamo rientrati e poi io mi sono fiondata sul computer a fare un mini video per Instagram. Ho mandato delle mail, poi mi sono fatta la doccia, anzi ho mangiato, poi mi sono fatta la doccia. Frey è sulla mia borsa allegramente a fare le ninne. È vero che stai facendo le ninne? Domani, poi mi devo svegliare presto, che devo fare la giornata di restauro, credo uscirò la sera. Mi ha abbandonato. Farò la giornata di restauro, andrò a farmi unghie, capelli, ceretta e da sparacia, sempre dalla mia amica Anto, che ve ne ho parlato nell'altro video, mi avete visto che ho fatto la ricrescita, i capelli più bianchi, e vado a fare un'altra cosa ai capelli. Non vi dico niente. Pozzolina! No, ma lei è Freya buia! Ma sei una cicciona! Un vecchiettino che fa la nanna sul calorifero. Amore... 22 minuti di bontà. Cioè, vabbè. Mo, che ore sono? Sono le nero e nero. Il microonde è rotto. Sono le nero e nero. No, facciamo vedere. Sono le nero e nero, è fantastica. Sto aspettando che arriva l'Antonella. Eccola! Che andiamo da sparacia, come sapete lei lavora lì. E l'altra volta mi aveva fatto i capelli nel vecchio vlog. E mi è venuta a prendere, è stata carinissima, perché sennò dovevo chiedere a mio fratello se mi portava. Buongiorno! Buongiorno! Oh! Oh! La sciarpa grifondaro! Sei a dieta? Io proprio da brava cicciona che si fa riconoscere Bioshare gigante. Ok, siamo arrivate, abbiamo fatto colazione. Tra l'altro sì, avete visto che abbiamo fatto colazione. Ah, poi la parte fuori che vi faccio vedere, perché tante volte la gente che è venuta dopo che avevo fatto l'altro vlog mi aveva chiesto quale sparacia fosse, perché ci sono tanti omonimi in giro. Comunque questa parte qua ingallarate, vabbè, poi nell'info box mi metto tutto quanto, la via, perché so che in tante mi hanno chiesto dove vengo a fare i capelli. E qua è sparacia, noi adesso entriamo dal di là, facciamo le scale, saliamo su e poi entriamo da là, giusto? Esatto. Andiamo. E là! E là! Capita spesso che devo ripetere le cose, simpaticissimo. Niente, avevo ripreso prima ma non mi ha registrato. Comunque, siamo qua con l'Anto, ma ho tagliato la parte di qui perché dobbiamo farli pari. Esatto. E poi vabbè, dopo li taglieremo ancora di più perché faremo questo bob semi lungo, insomma, non so come esatto. Si chiama. E volevamo dire di salutare Alessandra, sua cugina, che ci conosce. E volevo dirti sì, ci conosciamo da tanto. Esattamente. Da quando avevo 15-16 anni, perché me l'ho trasferita ci sto dicendo Cardano, a Casorate. Casorate. E ci conosciamo da un po' io e l'Anto. Bene. E questa è la prova. E niente, dopo mi fa la ricrescita anche, che me la va a riprendere più scura, cioè più scura, più cenere, più fredda, perché si è scaldata un attimo. E poi dopo mi fa le lunghezze di un colore che non vi dico perché vedrete più avanti, sarà una surprise. Ciao! Fase ricrescita. Mi sento osservata tanto? Un pochino. Ciao, popolo di YouTube. Ehi là, vengo in pace. Oggi, come vedete, è giornata restauro. Giornata restauro di Gloria. Sta attaccando le tip perché le allunghiamo, che come vedete è già da tanto che non facevo le unghie. E adesso poi mi va a lavare la testa. Oh yeah! Per la prima volta dopo anni Gloria è dall'altra parte. Stiamo tonalizzando. Esatto, spiega. Allora abbiamo... Cosa spieghiamo? Spieghiamo cosa abbiamo fatto fino adesso? Sì. Allora, abbiamo applicato una base con metà naturale e metà riflessata, in modo che possa sostenere comunque il riflesso giallo o l'eventuale riflesso di lucido verde che uscì.
Poi abbiamo sciacquato, fatto uno shampoo e applicato un due mix di tonalizzanti. Adesso aspettiamo. Brava! La prima parte. Il bello della tip è che quando metti una roba così lattiginosa sembrano talmente naturali. Sono belle anche così. Sono le tue. Però no, no. Facciamo più particolari. No. Troppo normali così. Anche se sono belle, ma no. Allora, adesso siamo in modalità. Di perla. In modalità creiamo il che bello. Facciamo il mix per le mie lunghezze, quelle grigie, che le coloriamo. In pratica non sono pigmenti come quelli che uso io di solito. Questi qua. È una maschera con dentro già il pigmento colorato. Ok, perfetto. Mentre idrata, pigmenta il capello. Figata. Se riesco a aprirla. Bellissimo. Sei emozionata? Allora, sembra strong, ma poi in realtà sì, 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 esatto, anche esatto. Dentro. Io lo farei anche se è un filo più strong, ma sì, perché almeno che se li lavo mi dura di più, esatto. Che se scarica. Vai, piace, vai. Piace, molto, bello. Molto. Tutti coi pollici. Mi stava limando. Dai, metti a fuoco. Brava. Adesso è lì che mi aspetta che continua. Mi sento così imbarazzata da tutto questo servizio. Dai, Gloria! Hi guys! Wow! Ritorna il colore sui miei capelli. Sì, direi che. Beh, figa così, eh? Bella, no? Brava, Dani. Come belle queste brillantine. Allora adesso mi sta per fare i disegnini. Guardate come sono venute, che belle. Abbiamo usato questi glitter qui, che sono praticamente tipo sembrano bianchi, però in realtà sono semitrasparenti, e sul grigio sono venuti così. Tirano fuori i riflessi arancioni, verdi, un po' fucsia. Sono stupende. Poi abbiamo fatto la freccia a cuore. Wow. Cioè, ora. Ehi, sono appena tornata, che ho fatto la ceretta. Oggi ve l'ho detto, restauro completo. E vabbè, le unghie sono finite. Perché sapete che settimana prossima avevo detto che ho tutti gli eventi, un sacco di eventi, che viene anche Giulia. E quindi mi sono restaurata. Tra l'altro mi si è tolta la crosta, si sono arrossate le labbra. Adesso Anto sta lavando i capelli che avevo sulla maschera, che l'ho tenuta praticamente tutto il tempo della fase finale delle unghie e il tempo in cui ho fatto la ceretta. Ah, e non vi ho fatto vedere che qua c'è mamma. Ciao. Anche mamma, finita di lavorare, si è venuta a fare un po' più chiara. Oggi Antonella si sdoppia. Cambio del look completo. Yeah! Taglio anche. Sì, mi piace la luce. Ah! Ehi là, ma non è finita. C'è anche mamma Anna che sta cambiando. Change. Sono molto felice, felice. Ma ciao! No, tipo la d'orsa! Wow, mamma! Come sei bella! 57 anni, ragazzi! Ma qui c'è anche la Roby! Ciao, Roby! Sempre vestita! Però non ho la febbre! Stavolta ce l'ho io! Che bello! Sei una gnocca. Ta-da! Per le patatine. Grazie. Buonasera, sono appena tornata a casa. Tra l'altro, non so se vi capita mai che avete quel taglio in testa, quel look in testa, perché sono venuti poi tutto, colore capelli, cioè colore di capelli, taglio e tutto quanto come li avevo immaginati, perché poi erano giorni, se non settimane, che stavo spulciando su Instagram tramite gli hashtag dei colori pastellosi con il taglio, e questa è, cioè sono rimasta talmente contenta che mi li continuo a guardare e dico sì, finalmente sì. Buon pomeriggio, io mi sto truccando, oggi è sabato ed è il compleanno di Andrea,
E non vi ho ripreso tanto questa mattina perché ho fatto un sacco di cose e quindi non avevo praticamente il tempo di stare a chiacchierare perché dovevo sbrigare queste cose. Adesso mi sto truccando che io e Andrea usciamo. Volevo farmi un trucco un po' simile al trucco, sì, al trucco dei capelli, al colore dei capelli per fare un po' panda. E niente, adesso mi cambio e usciamo. Siamo qua a fare l'aperitivo e oggi è il compleanno di Andrea. Auguri Pippa! E adesso stiamo tornando a casa perché ci sono Angela e Michele che ci stanno aspettando per mangiare insieme, perché domani devono giocare a Soft Air, vero mo? È il tuo compleanno! Quasi finito! Oh. Oh. Torniamo indietro nel tempo. Stasera cena con il tè, anzi la tisana. Vi faccio vedere che tisana è. Per loro sto facendo il caffè. E poi qua dentro ci sono gli strudel. Ne abbiamo fatti due. Che vita. Ciao Isa. Ciao. I miei cartoni. Oh wow, quanti cartoni. Sono tanti. Non ci posso portare i cartoni. Cartoni. Ora intanto io vi faccio vedere quello che mi è arrivato a me da Lala Lab, che vi dicevo l'altro giorno, che sono tutte le fotine. Poi ci sono questi che sono del mese di marzo, sticker stash, sempre con questi inserti in foil, belli questi di questo mese. Quelli del mese di febbraio mi piacevano per i colori, però questi qua, devo essere sincera, c'è più scelta, cioè credo che li userò di più anche per le scrittine. E qua invece, come vi dicevo, ci sono quelli che mi ha fatto scegliere. Io ho scelto questo qua, il carrello con la spesa. Qua invece per magari, tipo che ne so, ho mangiato fuori e metto una di queste. Poi qua invece shopping, perché ci sono le buste. Questa è la videocamera per quando magari filmo qualche video, devo editarlo, devo caricarlo. Qua sempre di YouTube, magari quando l'ho caricato. E qua invece ci sono tutti i cestini che li userò, mi sa, questi qua grandi per la cosa, per la discagenda che ha gli spazi più grandi, perché questo qua mi sa un po' piccolino. Miki mi prende in giro per come rido, vai. No, ma devi fare proprio l'avanti, come hai fatto te. È vero. Buonasera e buona domenica. Oggi non vi ho ripreso niente perché ho stirato tutti i panni che avevo possibili da stirare. Adesso stiamo uscendo a cena, mi vedete preparata tutta quanta, perché stiamo per uscire io e Andrea. Andiamo a mangiare fuori con i genitori di Andrea perché il papà di Andrea è andato in pensione, quindi andiamo a festeggiare. E niente, adesso Andrea ha portato giù un attimo Thor, quindi ne ho approfittato per filmarvi il fine weekly vlog. Salutarvi, sperare che questa settimana vi sia piaciuta, anche se comunque era incentrata molto sul cambio look, ma ci tenevo a farvi vedere appunto tutti i passaggi, dato che quando ero andata mi avevate detto di farvi un video specifico la prossima volta che sarà ritornata da Sparacì, e quindi ho deciso di farvi vedere proprio tutti i passaggi, anche perché questa volta li ho fatti colorati, l'altra volta li avevo comunque fatti grigi, e ci tenevo a farvi vedere bene tutti i passaggi e anche le unghiette, insomma tutto quanto. Spero di avervi tenuto tanta compagnia e io vi mando come sempre un mega bacio. Ci vediamo al prossimo weekly vlog, che per me inizia domani. Mua! Ciao!